Estate, un nuovo inizio in colorata armonia, siamo alla quinta edizione qui da Muccio Augusto a Mazara del Vallo, con noi l'assessore e uno degli organizzatori di Ciccio Foggia, una bellissima iniziativa con i bambini che si divertono ogni anno. Sì, è una bellissima iniziativa che è stata proposta sempre ancora una volta dal consigliere Foggia, l'abbiamo subito attenzionata perché una giornata così è una giornata sempre indimenticabile per i bambini. Ho coinvolto alcuni bambini delle scuole, così anche lo stesso assessore Anna Monteleone, alcuni ragazzi diciamo che sono meno fortunati, e comunque sempre per strappare ancora una volta un sorriso a questi bambini. L'amministrazione è sempre presente a qualsiasi iniziativa di questo, diciamo, spessore. E noi come amministrazione, dicevo, siamo sempre pronti ad ancora una volta organizzare queste bellissime giornate. Perfetto. Con noi anche Francesco Foggia, organizzatore, uno degli organizzatori dell'evento. Cosa ne pensi di questa edizione? Dico semplicemente che oggi è un piacere essere qui. Questa è l'ennesima edizione che organizziamo, quando si dice che anche la politica è sociale. Io devo ringraziare in primis il sindaco Nicola Cristaldi, l'assessore Spagnolo, l'assessore Monteleone, che hanno coadiuvato affinché comunque si realizzasse questa giornata. Questa è la quinta edizione e sono veramente orgoglioso. Dico semplicemente, devo ringraziare le attività commerciali mazzarese che si spendono sempre verso il sociale. Devo ringraziare Fratelli di Salvo con la gelia Mutuo Gusto. Devo ringraziare Magni Magni, che è un'altra attività che sta aperta da poco e che merita comunque di essere visitata, che fa di una buona pizza. Poi devo ringraziare anche Fantasy Marino, che comunque ci dà dei gadget, dei palloncini che fanno contenti i bambini che sono gli attori principali della giornata. Ringrazio pure Angelo Gioia, che ha dato l'opportunità di donare i pacchetti di patatine per questi bambini. Oggi siamo qui a deliziare, nonostante il caldo torrido. Dico semplicemente, l'estate ha un nuovo inizio in colorata armonia, e che armonia c'è? Abbiamo l'animazione che sta facendo divertire tutti i ragazzi, e dico semplicemente che è importante essere presenti. Noi lo siamo con il cuore, lo siamo con la passione, lo siamo con l'amore. Dico semplicemente, dobbiamo essere comunque, dobbiamo attenzionare sempre quelle fasce deboli e quei ragazzi che sono stati meno fortunati di noi. E oggi anche la disabilità è in colorata armonia, la disabilità oggi diventa anche normalità, grazie alla grande sinergia tra il privato, tra il pubblico, tra l'amministrazione, tra il consigliere, ma soprattutto tra quelle attività commerciali che sono spese nell'interesse di regalare un sorriso a questi bambini. Una bella iniziativa e un caloroso ringraziamento a Muccio Augusto, perché ha regalato e sta regalando un pomeriggio di armonia, di allegria, di gioia a tante persone che magari non se lo potrebbero permettere. E quindi ci auguriamo che queste iniziative si possano ripetere e che si diventi sempre più sensibile, sempre più attenti a quella categoria di persone che hanno tanto bisogno di essere messe in primo piano, anziché essere sottovalutate, scartate e messi un po' da parte. E il nostro compito è proprio questo, dare valore a chi se lo merita. Poi qui ci sono i disabili, che sono un po' i nostri maestri, quelli che ci insegnano veramente, ci danno tanti preziosi insegnamenti per andare avanti nella nostra quotidianità e nella nostra vita. Io sono contento questo pomeriggio di essere qui in questa manifestazione nella qualità di responsabile del Partito Socialista a Mazara del Vallo. Questa manifestazione è un momento di aggregazione e di solidarietà nei confronti praticamente dei bambini e dei disabili. Io voglio fare un ringraziamento particolare all'organizzatore di questa manifestazione, che è il consigliere comunale Francesco Foggia, e credo che questa sia praticamente la prima di una lunga serie di manifestazioni che saranno fatte nell'arco del periodo estivo a Mazara del Vallo. Un ringraziamento particolare all'amministrazione comunale, al consigliere Francesco Foggia, che è stato il promotore di questa manifestazione. È bello quando c'è un rapporto di collaborazione sana e di sinergia affinché venga tutelato l'interesse collettivo e l'interesse delle categorie più deboli. Queste giornate sicuramente ci sensibilizzano e ci umanizzano. Accanto a me Angelo Gioia, uno degli sponsor della manifestazione che si tiene anche quest'anno qui da Muccio Augusto. L'estate è un nuovo inizio in colorata armonia, come mai partecipare a questa manifestazione?
Intanto ringrazio io dell'invito che ho ricevuto da parte, diciamo, di questa organizzazione, che è un'organizzazione sul sociale, e quindi io mi sono adoperato dando un contributo per i bambini, offrendo delle patatine della mia azienda e partecipando a una situazione sul sociale, che è sicuramente delle iniziative che andranno fatte sempre, ripetute sempre, perché sono importanti per la nostra città. Parliamo un attimo della sua azienda, di cosa si occupa? La mia azienda è un'azienda che si occupa, diciamo, di distribuzione del prodotto per l'intera provincia di Trapani. Abbiamo l'esclusiva di questo marchio, entriamo in tutte le attività turistiche alberghiere, e quindi inerenti proprio al tema anche di questa sera, visto che ci sono tanti bambini e i grandi consumatori del mio prodotto sono appunto un pubblico di bambini. Accanto a me i padroni di casa, i fratelli di Salvo, sempre pronti in prima linea per i bambini. Sì, Mucio Augusto sempre presente per il sociale, siamo giunti alla quinta edizione, siamo fieri e orgogliosi di questo, è sempre gioia vedere questi bambini e divertirsi e essere felici. Grazie il consigliere Foggia sempre della sua collaborazione, l'amministrazione, l'assessore qui presente e a tutti, grazie. Cosa ne pensi della manifestazione di oggi? I bambini sembrano molto molto felici. Siamo arrivati alla quinta edizione, quindi è un motivo di grande orgoglio per noi. Tutti gli anni cerchiamo di fare sempre meglio e con la partecipazione di tutti, l'amministrazione di tutti, di creare un evento sempre più grande. Voi state partecipando oggi qui in questa bellissima giornata con i bambini, il gelato, tanta allegria, cosa ne pensate? È bellissima iniziativa e soprattutto nel sociale, e grazie all'amministrazione e soprattutto al consigliere Foggia che si spende tanto nelle attività dovute ai bambini. Per me, io lavoro nel sociale, lavoro con i bambini, ho una scuola dell'infanzia, per cui per me è un grande onore e piacere partecipare a queste iniziative che purtroppo però sono poche, non bastano mai. E veramente con grande entusiasmo abbiamo aderito con le mamme della scuola, perché un po' di animazione, soprattutto con la situazione che c'è oggi, sentire parlare di tante cose brutte e poi comunque trovare i sorrisi dei bambini è già un'ottima cura anche per gli adulti. Buonasera, cosa ne pensate della manifestazione di questo pomeriggio? Una bella esperienza, mai vista, ma ne sono rimasta contenta. Ancora c'è modo da vedere comunque. Lei cosa ne pensa? Ah, è una bella manifestazione, anche soprattutto per i bimbi che si stanno divertendo. Buonasera, cosa ne pensa di questa manifestazione questo pomeriggio? Che è un'idea magnifica, in quanto è un modo per che questi ragazzi possano ritrovarsi in un momento festoso e quindi poter socializzare, oltre che tra di loro, anche con persone dette tra virgolette nella normalità. E quindi che ben venga, sono contenta di questa bella iniziativa. Come rappresentante della ditta Magni Magni sono lieto di partecipare a questa manifestazione e di collaborare con questi ragazzi e con i ragazzi di Mucio Augusto, che abbiamo fatto una cooperativa assieme. Speriamo che altri esercizi competenti vengano di questa iniziativa da parte nostra.